La Juventus ritorna a più 6 nei confronti della diretta inseguitrice per lo scudetto il Napoli. Nel posticipo serale della quarta di ritorno del campionato di Serie A, la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha vinto allo Stadium di Torino contro l'Inter per 1-0, grazie alla rete decisiva di Cuadrado al termine del primo tempo. Forcing nerazzurro, ma il risultato non cambia. Tra i più importanti eventi della giornata di domenica, da segnalare il colpo grosso della Sampdoria, che a San Siro batte il Milan con il punteggio di 1-0 grazie alla rete al 25esimo minuto del secondo tempo di Muriel. Una situazione che mette nei guai i rossoneri che frenano la corsa Europa. Non è così per la Lazio che all'Adriatico di Pescara batte gli abruzzesi con un tennistico 6-2 e grazie a una quaterna di Parolo con le firme anche di Keita ed Immobile. E gli abruzzesi nel primo tempo erano arrivati al 2-2 provvisorio grazie a Benalì e Brugman. Per quanto riguarda la zona salvezza, importanti verdetti per Palermo e Sassuolo. I siciliani vincono 1-0 con il Crotone, identico punteggio anche per i romagnoli in trasferta a Marassi contro il Genoa. Due i pareggi, 1-1 in Empoli-Torino e senza reti Chievo-Verona-Udinese. Ottimo colpo dell'Atalanta che batte il Cagliari per 2-0. Il turno si concluderà martedì sera con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Mimmo Siena, Speciale News.